4 di differenza da 0-1 che c'era. E adesso con Chiara Bollani andiamo a chiudere la prima parte. Sapete che le atlete tra la settima e la quattordicesima, dall'ottava alla quattordicesima posizione, scendono in vasca per prime, sarebbe la fascia B. Questa è Chiara Bollani, la Russian Synchro Brescia, la società, ottava agli invernali di marzo. Chiara Bollani fa parte sia della nazionale B, che abbiamo prima nominato, ma essendo del 2002 ha anche la possibilità di prendere parte al campionato juniores. Quest'anno infatti sia le junior che la categoria ragazze avranno impegni importanti. Caso vi sembra di averlo già sentito, è di nuovo Io ti penso amore di David Garrett, cantato da Nicole Scherzinger. Bella coreografia, interessante, è stata studiata in collaborazione con Svetlana Kolesnichenko, quindi pluricampionessa del mondo olimpica, quindi veramente di grande rilievo, ed allenata anche da due tecnici russi, Yulia e Jenko Cekova. Chiara Bollani è arrivata a questa finale col dodicesimo punteggio di qualifica, era un 75.8667. Diciamo che, come avevi già detto tu Paola, si doveva guardare da Lisa Pizzolato e da Martina Parziale, che le stavano alle spalle. Al momento Lisa Pizzolato, che al momento ha preso 75.8, e Martina Parziale 75.2. Quindi soprattutto Lisa Pizzolato della Montebelluna si è avvicinata al punteggio di Chiara Bollani. E beh, le tiene direi a bada, perché stiamo per leggerlo: 22.8 d'esecuzione, 31.2 per l'atleta della Russian Synchro Brescia per l'impressione artistica, 22.8 per la difficoltà. Con 76.800 va in quinta posizione, scavalca Lisa Pizzolato e Martina Parziale e va alle spalle di Olimpia Benvenuto Bustos.